L'arte è la mamma, l'arte è sospesa nello spazio-tempo, l'arte è immediata. Per me è importante la parola scritta perché io sono attraversato dalla parola, quindi sono uno che praticamente scrive quello che gli viene detto da qualcuno o che legge o addirittura mi devo svegliare di notte perché sento delle frasi che mi vengono dette nei sogni o comunque sono uno che ha, diciamo, sia una facilità nell'uso delle immagini ma anche tanto della parola. Quindi praticamente io scrivo quello che mi viene detto. A voce scritta. L'uomo comanda, la donna decide. La terra è il tavolo di Dio. La mia arte si può raffigurare come se avessi in mano una medaglia che da un lato c'è Pierpaolo Pasolini, dall'altro lato c'è Carmelo Bene e sul contorno c'è Kafka. E Carmelo Bene perché mi sporco col divino, Pasolini perché mi sporco con la realtà e Kafka e balbettare col linguaggio. La parola in questo momento la sento molto urgente e poi non amo molto i lavori formali, amo molto questo aspetto anche un pochino più ruvido. E Lidia Mancinelli viene chiamata perché comunque far leggere a Lidia Mancinelli vuol dire lavorare sulla tradizione. La fotografia è un'evocazione interrotta, perché salti in aria, maestro del cuore. Il piedistallo è un monologo. Poi ognuno di noi avrà il suo tempo per conoscere bene i propri maestri. Cioè io Carmelo Bene l'ho conosciuto bene negli ultimi 2 anni, ma io quando avevo 30 anni non lo conoscevo, non riuscivo a capirlo. Cioè non era il momento giusto che io potevo capire Pasolini e non è a caso che ho messo mia nonna sotto il tavolo. La parola importante oggi è anche circoscrivere, che cosa tenere nel centro, nel cerchio del proprio lavoro e della propria vita, che cosa invece non ci appartiene, no? In questo momento un po', insomma, di grande confusione. Queste tre figure sono per me fondamentali. Quindi la parola è una parola scritta, la mia, ma è quasi una parola detta. Vuol dire che sono parole che sono a voce scritta. L'interpretazione è l'uomo, è l'umanità, quindi uno interpreta qualsiasi cosa, ecco. Fa parte del gioco, non penso che sia sbagliato, poi forse l'opera vera o la visione vera non è mai quella data oggi sull'oggi, perché l'opera parla dopo. Noi siamo troppo capaci a fare la battuta giusta al momento immediato, ma poi il lavoro più bello, il lavoro più, si dice, io non faccio le opere per me o per il mio momento storico, non ho mai pensato di fare per oggi quello che faccio. No, mi viene da ridere perché mi viene in mente una frase di Carmelo Bene che lui diceva che era già postumo, che era già morto. C'è bisogno di tempo per veramente vedere e che l'opera parli veramente con tutto quello che deve parlare. Cioè sto pensando anche al mio lavoro che ho fatto verso il 2000 dove io ero appeso a questo cartello stradale di Casal Pusterlengo che sembravo appeso come una croce, adesso con il Covid viene letto in un altro modo, come se uno ha bisogno un po' di più tempo. Negli anni 90 ho cercato di lavorare sulla provincia in un momento che la provincia non era di moda. Trovo che nella provincia ci sia sempre un'ingenuità che io amo molto nel lavoro, perché l'ingenuità e l'intuito sono ancora pieno di energie che non hanno una forma compiuta. Quando io in accademia dicevo mi chiamo Marcello, vengo da Casal Pusterlengo, tutti ridevano, no? Perché non ero figo.
Cioè, io amo la provincia, ma non amo il provincialismo. Sono piuttosto critico da questo punto di vista. Cioè, dobbiamo anche, insomma, essere orgogliosi, no, di questo paese e saperlo anche un po' gestire meglio. L'arte ha sempre dovuto mettersi a confronto con la ricchezza, con il potere, perché alla fine, insomma, o uno usa l'altro, l'altro usa l'altro, alla fine ci si usa per costruire qualcosa. Se il potere viene usato per costruire un immaginario che mette in crisi il potere stesso, mi interessa, ecco. Vomito sole a Milano. Rosalba, Marcello mi macella. L'arte è un condividere le identità. Io posso condividere l'identità di Picasso, cioè posso essere Picasso, posso essere Schiele, posso essere Bernini, cioè l'arte è una condivisione di identità. Cioè ci sono delle identità che io non condivido, non riesco a condividere proprio quello che vedo, cioè non so. Cioè l'idea che gli artisti sono identità condivisibili a me piace. Dobbiamo cercare di essere anche più diretti nel lavoro, ecco. Cioè, il mio lavoro ha sicuramente una fragilità espositiva, sono semplicemente dei fogli. Poi vabbè, c'è il lavoro orale di Lidia, che invece è la parte alta. Poi il mio lavoro nasce molto dalla battuta, sono battute. Io penso che gli artisti più bravi sono dei grandi comici, perché hanno un senso dell'ironia, un senso della battuta molto fresca, molto libera. Io sono molto legato ad un'arte, insomma, che forse proviene anche dall'arte povera, perché io ho avuto la fortuna di avere Luciano Fabbro per 4 anni all'Accademia, che è stato un grande maestro, è stato per me il secondo servizio militare, perché fare l'Accademia con Fabbro è stato per me veramente dura. C'è molta questa cosa di avere successo, allora forse questo, il giovane deve stare anche un po' attento. Capisco questa voglia di affermazione, che poi la volontà di potenza di Nietzsche o di Schopenhauer, cioè questa cosa di affermarsi, e forse questa voglia di successo alcune volte non ti fa vedere le difficoltà. E poi anche una cosa molto importante, un po' citando Simone Weil, questa cosa di riuscire a fare vuoto dentro di noi per accettare l'altro. Invece vedo che questo essere sempre troppo, dei bicchieri troppo pieni, l'altro, che poi non siamo che noi alla fine, non riesce ad entrare in noi, no? Nel senso, nell'avere quello spazio di creazione. Mi sono perso. Come sei caduto bene e come ti sei alzato profondamente bene.